Carissime amiche e carissimi amici del Presepio, tra pochissimo ci lasceremo alle spalle il 2021. Magari quando vedrete questo messaggio l'avremo già fatto. Come l'anno scorso, usciremo dal vecchio anno senza troppi rimpianti. È vero che almeno in quest'ultimo Natale abbiamo avuto una sia pure parziale ripresa delle nostre attività presepistiche e la cosa non può che farci piacere. Ma è anche vero che lo scorso anno ci affacciavamo al nuovo con tante speranze, con la quasi certezza che non avremmo più vissuto un Natale come quello che avevamo appena passato. Questa volta invece a dominarci forse più l'incertezza nel futuro, il dubbio che la strada per il ritorno alla normalità sia ancora lunga, impervia, minacciata da chissà ancora quali e quanti imprevisti. Anche per questo, tra un presente nebuloso e un futuro ancora nebbioso, per quest'anno nella mia famiglia abbiamo deciso di rifugiarci nel passato, che almeno nel ricordo tendiamo sempre a vedere sereno e felice, facendo allora un presepio che lo vedete alle mie spalle in stile Luca Copiello. Però sappiamo che dopo la notte deve necessariamente tornare la luce e quindi non stanchiamoci di avere fiducia, di interrogare la sentinella come in Isaia, Shomer Mamilaillah, sentinella, quanto resta della notte? Di chiedere a che punto è la notte perché viene la notte ma poi viene anche la mattina. Con un salto un po' azzardato, passando da Isaia ancora una volta a Edoardo, diciamo che ha da passare a nottata. E almeno questa certezza l'abbiamo. Così come un'altra, che l'associazione c'è e ci sarà sempre. Per starvi vicini in questi ultimi 2 difficili anni, alla rivista abbiamo affiancato tante iniziative online, dalla stessa rivista in versione digitale agli incontri in diretta, dalla produzione di tutta una serie di video lo scorso anno a un'infinità di proposte di conferenze, lezioni di tecnica e tanto altro come in questi ultimi mesi. E ringrazio tutti gli amici che ci hanno consentito di percorrere questa strada che per noi era nuova. Così come tanti che hanno voluto seguirci in questi appuntamenti, con l'augurio anche che siano sempre di più. Proseguiremo questo percorso, anzi approfitto anche per ricordarvi già il prossimo appuntamento fissato per il 4 gennaio, nell'attesa di poter tornare ovviamente a incontrarci anche di persona quanto prima. Non voglio fare previsioni, è impossibile. Forse non porta nemmeno tanto bene, ma sappiamo che quando sarà, noi ci saremo e voi sarete con noi come sempre. Voglio ancora ringraziare quanti hanno già provveduto a confermare la loro adesione all'associazione anche per il nuovo anno e quanti si apprestano a farlo. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per portare avanti, le nostre attività. Ma soprattutto direi perché la vostra presenza ci conforta, è quella che ci dà la forza di andare avanti e ci fa pensare che malgrado tutto, malgrado le difficoltà del momento, sia ben visibile quella piccola luce che in ogni maniera tentiamo di tenere accesa per rischiarare questo lungo tunnel in cui ci siamo ritrovati. E allora a tutti voi, alle vostre famiglie, un augurio sentito e affettuoso a nome mio e dell'intero consiglio direttivo per un nuovo anno ricco soprattutto di salute e di una ritrovata serenità. Un anno in cui il piccolo Gesù, che solo pochi giorni fa abbiamo amorevolmente deposto nelle nostre piccole mangiatoie, così come nella splendida poesia di Margaret Fishbe Power, con cui voglio salutarvi, il piccolo Gesù, dicevo, possa davvero portarci in braccio per aiutarci a superare ogni difficoltà. Con questo auspicio, veramente a tutti di cuore, buon anno.